Nico, ok, Sì. riesci? Ma tu lo sai come si fa poker, sì? Siamo online, ragazzi. User left your channel. Sto guardando un attimo se parte, che lo streaming non è ancora partito. Partita. Un attimo, sto appurando se è partito lo streaming. Ok, lo streaming è partito. Adesso faccio partire la sigla, vediamo se è vero. Signori, buonasera e benvenuti dall'autodromo di Spa-Francorchamps. Siamo in Belgio, il mitico circuito lungo oltre 7 km. Questa sera siamo con le McLaren, le mitiche vetture degli anni 2000. Tanto per capirci, la macchina che portavano Coulthard ed Häkkinen. Con me questa sera in cabina di commento un gradito ritorno Roberto Acciai. Ciao Roberto. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene? Sì, Robby? Sì, si va avanti e mi ha fatto piacere comunque essere qui. Quindi vai tranquillo, Ok. continuiamo la nostra avventura e si spera anche negli anni, insomma, di tutti gli anni fa queste cosine Ok, quindi un qui. abbraccio da Come? tutta la Ah, ok. comunità, eh. Grazie. Ok, con noi anche questa sera una new entry, Andrea Favini. Ciao Andrea, dalla lontana Svezia. Ciao Roberto, ciao a tutti. Un freddo saluto dalla Svezia. E poi abbiamo questa sera siamo orfani di Renato Bertinetti che normalmente ci accompagna nei social. Questa sera abbiamo Lorenzo che farà da moderatore e ci innescherà, diciamo, le domande che arrivano dai social. Ciao Lorenzo. Salve. Ok, allora sono già partite le qualifiche, quindi questa sera Andrea, noi che abbiamo provato e che siamo nelle serie minori, diciamo così. E pista, diciamo, bellissima, la macchina, diciamo, molto molto così, come dire, cattiva. È una macchina molto molto nervosa, è una macchina difficile da portare, bisogna lasciarla molto correre, è veramente molto molto difficile, ho fatto una fatica incredibile a girare, bisogna girare moltissimo, trovare i punti giusti di frenata, è veramente molto molto impegnativa, soddisfacente da avere le soddisfazioni, però si fa una fatica non da poco.
un'avventura molto complicata, in quanto tanti cavalli, Robby, e praticamente gestire questo mostro in pista, diciamo, laddove le temperature non sono elevatissime, vuol dire comunque cercare di trovare un setup veloce, perché questa è una pista velocissima, con, diciamo, una parte centrale molto guidata dove serve carico, due invece parti veloci che sono il primo settore ed il terzo settore, ma soprattutto il problema è mandare in temperatura le gomme, Robby. No, allora, intanto direi che queste sono le Formula 1, cioè siamo una classe superiore delle ruote scoperte, e la chiamerei la Formula 1 della devastazione, della parola Formula 1, un'altra cosa. Allora, scusa Robby. Robby, abbiamo dei problemi di innesco. Scusi, sì, allora Robby, scusa, abbiamo avuto dei problemi dove veramente abbiamo sentito veramente poco. E io chiederei un attimo... rumore delle macchine? No, credo che fosse un problema con il team speak. Però ecco, adesso sembra che tutto a posto, quindi puoi tornare, magari se riparti un attimo dal principio, perché abbiamo capito veramente. Sì, no, dicevo, praticamente queste per me sono le Formula 1 della vecchia scuola, cioè quelle prima della, io la chiamo devastazione della Formula 1, perché il seguito ha mancato molto l'interesse, quindi sono macchine molto Poi ti dicevo che comunque secondo me il setup, c'è due tipi di setup, e questo si potrà vedere molto bene anche qui in qualifica. Io nei giorni scorsi, nelle varie prove che si è fatta anche con quegli altri ragazzi, si è visto che o scarichi tanto la macchina e fai rettilinei veloci eccetera eccetera, o la carichi e sei più veloce nel misto, e questi due tipi di setup a fine dei conti hanno portano lo stesso risultato o simile, quindi penso ci sarà qualcuno che avranno setup diversi in questo senso nei carichi, e anche in gara penso ci sia questa particolarità in questa pista, insomma. Sì, io la cosa che credo è che molto dipende dalla guida del pilota, nel senso che se c'è un pilota che diciamo e a piacere di avere una macchina veloce e quindi vuole, diciamo, favorire il primo e il terzo settore, andrà con la macchina scarica, e sul rettilineo del Kemmel, dopo la compressione dell'oruce Radeon, abbiamo visto delle vetture con delle velocità importanti. Addirittura abbiamo un Pasqualino Minotti che nelle prequalifiche ha toccato la velocità considerevole di 335 km/h. Tutti gli altri, diciamo che la stragrande maggioranza dei piloti hanno una velocità media sui 330 km/h, chi qualche chilometro più, chi qualche chilometro meno, però ecco, diciamo che tutti quanti comunque sia sono lì, diciamo, le velocità sono lì. Ci sono i piloti che hanno delle velocità più basse, 325 km/h, come per esempio Dylan Erix, oppure ci sono, appunto, come abbiamo detto, Pasqualino Minotti, ma anche sto vedendo Lino Sgarbi, hanno velocità di punta di 335 km/h, e c'è chi ha un... così, voglio dire, diciamo che dipende molto da come uno sente la macchina, dove vuole che la macchina performi meglio, dove pensa di fare il tempo, e quindi stasera, diciamo, siamo un po' tutti curiosi, anche perché se noi guardiamo le prequalifiche, i primi 10, diciamo, i primi 10 tempi migliori, diciamo che le velocità vanno tutte quante dai 329 km/h fino ad un massimo di 334 che ha raggiunto Mattia Izzo, pilota dei GT2. Per dire, Robby, io personalmente ho un setup molto scarico, io arrivo a 333 mi sembra,
E ho fatto io, proprio ho trovato un giusto compromesso in quelle curve miste, capito? Esatto. Ovviamente perdo un pochino, però recupero in velocità, capito? Questo è il punto che ti volevo far capire, Esatto. Io insomma. invece, per esempio, ho una velocità di punta intorno ai 230 km/h, sempre in fondo al rettilineo del Cammel, e diciamo la macchina ha un buon carico per quanto riguarda la parte centrale. Per cui diciamo che ecco, bisogna in questa pista soprattutto bisogna trovare il compromesso tra la velocità ed il carico che serve per fare la parte centrale del tracciato. E qui chi trova diciamo proprio l'equilibrio, chiamiamolo così, della vettura, il set giusto della vettura per questa gara sicuramente si andrà a prendere la pole position. Ricordiamo a tutti quanti ovviamente che questa prima mezz'ora, come al solito, è dedicata alle qualifiche di tutti e 20 i piloti della Pol 1, e poi ci sarà una breve intermezzo dove praticamente verrà chiusa la pit lane, verrà riaperta subito dopo. Scusate, verrà riaperta subito dopo perché ci sarà lo spettacolo della Super Bowl. Quindi nuovamente i primi 10 piloti Invertiti. invertiti in pista con il giro secco, quindi lo spettacolo come sempre, soprattutto questa volta con queste vetture che diciamo con un giro riescono a portare insomma a temperatura le gomme, quindi sarà, tutti quanti avranno bene o male diciamo pneumatici caldi perché il giro è lungo, quindi si fa in tempo a riscaldare le gomme. E sarà veramente bello vedere tutti quanti che manderanno al massimo diciamo queste McLaren. Ricordiamo che diciamo, è monomarca, le vetture sono tutte uguali, quindi è la McLaren MP 4/14 con ovviamente le livree disegnate diversamente a seconda del team, BS Corsa, Fastenaggio, W Factor, GTVR e tutti gli altri che ci sono, insomma. Intanto io volevo un attimino ricordare brevemente i piloti che abbiamo in pista, se me lo permettete, e poi vorrei andare a sentire un attimo Andrea, le sue impressioni. Comunque in questo momento abbiamo in pista Masetti, Petri, Notari, Rupert, Scolpati, Fontana, Izzo, Medei, Cornacchia, Compagnone, Forcieri, Giacomella, Pacioni, Rosi, Montani, Tramuto, Andrew Passarini e Emanuele Stefano, che salutiamo, che sappiamo che è febbricitante, non può partecipare a questa qualifica, quindi Emanuele, ti metti in fretta perché la gara arriva presto, è già martedì, e Corrado di Candia è l'ultimo che va a completare la Pol 1, Carmelo Rollo. Andrea. Sì, sto guardando un attimino questi mostri, sai, quelli che stanno girando. Sembra che stanno guidando, non so, delle macchinine radiocomandate. Vedo molto bene Masetti, Petri è un po' indietro in questo momento, però insomma manca ancora un po' di tempo, mancano ancora 20 minuti alla fine. È un piacere vederli, insomma, ecco. Notari al new entry, è conosciuto, eh? Infatti ora è il secondo Notari, ha Eccolo lì. preso la seconda posizione. È un ragazzo che bisogna dargli un occhio, conosciuto, bravo. Sì, un BS Corsa che praticamente ha fatto molto bene a Monza. Notari ha fatto veramente un garone. La cosa che è interessante dire è che qui le macchine partono già in regime di termocoperto, quindi le gomme sono già calde quando escono, e la pista si va gommando mano a mano che le vetture girano, quindi diciamo che adesso è ancora abbastanza prematuro perché sono passati solamente 8 minuti no, scusate, 12 minuti dal momento in cui sono partite le qualifiche. Adesso diciamo che secondo me i tempi cominciano ad arrivare da adesso, anche se comunque siamo già su tempi di tutto rilievo perché c'è Caspita, Masetti che è già 53. staccato il 53, mentre non è ancora il suo best perché nelle prequalifiche ha fatto segnare un 51. Comunque Masetti anche nelle prequalifiche è risultato come il best pilot di tutto il gruppo di partecipanti, con Emanuele Petri a 52, solo a un decimo, quindi vediamo se questa sera Emanuele Petri riuscirà
ad insidiare la pole position che dovrebbe essere annunciata per Masetti. Vedo un po' il ritardo col pallone in questo momento, mi sembra un po' non ancora azzeccato il giro giusto. Robby, leggi la chat. Compagnoni in questo momento ha un tempo diciamo abbastanza alto, un 52, mentre per esempio nelle velocità ha fatto un 53, quindi secondo me sta diciamo scaldando diciamo le gomme. E... per i nomi ragazzi perdonatemi. Allora per quanto riguarda la... i nomi sulle auto per farli comparire? Per quanto riguarda la regia questa sera, abbiamo una regia che è stata messa su al volo, quindi rispondo un attimino sulla chat di YouTube. Abbiamo purtroppo dei deficit, abbiamo cercato di fare il nostro massimo come al solito, quindi perdonateci se non saremo diciamo in maniera ottimale, ma voi capite bene che quando finiscono le qualifiche, sono finite ieri sera a mezzanotte, questa mattina noi abbiamo dovuto organizzare lo streaming per vedere quali erano i piloti che erano in pista e quali piloti invece che erano liberi che potevano darvi il servizio dello streaming, e quindi tante volte in poco più di 24 ore bisogna organizzarci e possono capitare anche dei disagi, delle problematiche che comunque come sempre cerchiamo di risolvere al più presto. Per far vedere ai nostri telespettatori i nomi sulle vetture, CTRL L, e ci dovrebbe magicamente apparire il nome sulla vettura. Allora se vuoi posso dare i primi 10 in questo momento che vedo io dalla mia classifica interna. Sì. Abbiamo Masetti con 53-53, poi abbiamo Notari a 3 decimi e 4, poi Petri a mezzo secondo, Scorpati a 9 decimi, Fontana a 1 secondo e 2, Izzo a 1 secondo e 4, Cornacchi a 1 secondo e 5,83, Tramuto a 1 secondo e 7, Rubert a 1 secondo e 7,16, anche lui appena stappato, eccolo qua, appena fatto un tempo più basso. E a chiudere decimo Paccione. Tanto stavo vedendo per quanto riguarda le posizioni di rincalzo, per il momento abbiamo dei nomi abbastanza diciamo così di rilievo che sono un attimo in difficoltà, come quello di Francesco Medei che è soltanto in questo momento dodicesimo a 1,52,2, Giacomella 52,2 anche lui, e Corrado di Candia 52,6, Bruno Compagnano di 53,2. Probabilmente Bruno questa sera un pochettino in difficoltà, comunque seguiamo un attimino perché sappiamo che è capace di dare la zampata proprio alla fine, e per il momento diciamo non ci sono diciamo così delle attenzione, perché vedo che Notari è salito al secondo posto con 54, quindi attenzione perché Notari si è inserito fra i due alfieri della Fast Enhanced tra Masetti e Petri, quindi Notari vuole subito far capire che questa sera ce la metterà tutta per prendere questa pole position, quantomeno di fare la Super Bowl insomma in maniera cattiva. Robbe, oi, no, stavo guardando, allora, la chat, stavo no, nel sì, senso stavo un attimo controllando e no dimmi di Bruno in questo momento un po' appannato, non riesce a performare come vorrebbe. Io la regia starei un attimo su Bruno per capire cosa sbaglia, anche che 53,2 altino, sì. Non so cosa. Boh. Io Bruno poi sti giorni si è visto pochissimo. Quindi non saprei che problema. No, gira addirittura 2 secondi più alto rispetto al suo best nelle qualifiche. Posso dire una cosa? Conoscendo, dica, Bruno c'è il default.
fra 10 minuti si accorgerà che ci avrà il default e lo cambierà. Capito? Sì, io nel frattempo sto girando con 50 litri di carburante. Sì, sì, c'è il piano di benzina, quindi vediamo un paio di cose. Nella soggettiva della safety car, vedo che la macchina è molto. Si scompone molto. Adesso ha fatto, appena passato in questo momento la variante prima del rettilineo, la macchina si è scomposta molto. Quindi, infatti, ha fatto il traguardo e poi abortisce il giro. Le soft ce l'ha, quindi il default non doveva averlo messo, ma insomma. Però comunque ha fatto pochi giri, Bruno, 4 in totale, non è che. Il problema è farsi anche che sia fatto. Oddio, però 4 è la media di tutti, per il male. A parte qualcuno 8. Comunque sappiamo che anche Bruno in questi giorni ha avuto dei problemi di natura familiare, quindi anche a lui va un abbraccio da parte nostra, insomma. Un in bocca al lupo per tutto. Noi siamo qui nell'ombra, ma cerchiamo di avere notizie, no? Un po' da tutti, chissà, ci dice sempre sì, va bene, va male, insomma, per cui. Purtroppo Roby, il discorso che ho fatto prima era agganciato a questa cosa qui, si è visto poco perché probabilmente esatto. No, giustamente si dedicava al suo problema, insomma, dai. Quindi Bruno in questa gara è sicuramente rispetto agli altri. Sì, rispetto agli altri. Sì, comunque sia, riesce anche non girando ad aguantare sempre la pole 1, che per me rimane sempre, diciamo. Sì, il manico, sempre un po'. Sì, il manico ce l'ha, per cui questo gli permette comunque sia, anche se gira poco, comunque di stare sempre a contatto con i migliori. Noi invece, poveri umani, no? Siamo sempre lì a fare decinaia e decinaia di giri, no? Per cercare di acchiappare sta poluno che non viene mai, e rimaniamo sempre un po' il 2, un po' il 3, insomma, no? Io ho una statuetta del Masetti in camera, e ogni sera sacrifico un coniglio. Grazie, Santino. Si sacrifica un coniglio ogni sera. Io, se la regia mi segue, si sta lanciando Bruno Compagnini su per il suo giro veloce. Vediamo un attimo. Sì, stiamo andando giù sulla discesa verso l'Uruce Redion. Vediamo che la macchina di accelerazione sgondola molto, quindi doveva avere un setup veramente leggero, soprattutto sul retroterno. Eccolo qua, la compressione si va su in salita. E ora si fa tutto il rettilineo del Kemmel, velocità è buona, molto molto alta, è uscito bene, la macchina è stata rischio una pulita. Macchina lì parcheggiata, visto? Esatto, attenzione perché si va sulla seconda variante, ora si entra nella parte, diciamo, guidata del tracciato, questo è il secondo settore, quella attenzione, un Eccolo. Controllo ancora, un controllo, vedete come la macchina sia molto ballerina, blocca addirittura l'anteriore destra in fase di frenata e la macchina si alleggerisce, vedete proprio la parte guidata come faccia fatica a mettere in curva, questo vuol dire che ha un setup molto scarico, anche qui questa doppia curva probabilmente dovuto alzare il piede, questa è una doppia curva che va raggiata e bisogna farla, cercare di farla al massimo. E qui monta sul cordo sulla terza variante del circuito e da qui si esce ancora un controllo e va a muro peccato, comunque è complicato portare questa vettura con questo setup, almeno da quello che ci fa vedere dal suo camera da un click dietro di alettone, no? Sì, dare un po' più di carico magari, cavolo, porca Eva. Voi non lo sapete, ma in realtà sto guidando io al posto che non la Poi, intanto vediamo un attimino, mancano poco più di 8 minuti alla fine delle qualifiche, facciamo un attimo un riepilogo, Andrea. Sì, allora abbiamo sempre Massimo Masetti con 1.50.32, a seguire Notari con 50.50, Emanuele Petro è terzo con 1.50.7, poi abbiamo Scorpati con 1.51.04, Alberto Fontana 51.38, Fabrizio Pacione 51.58, poi abbiamo Alberto Rupert, Lorenzo Tramuto, Francesco Medei e Mattia Izzo che sono i primi 10. Cornacchia è 11° in questo momento, molto vicino, abbiamo 12° Forcieri, poi abbiamo 13° Carmelo Rollo,
14esimo Giacomella, Bruno Compagnone è ancora 15esimo, quindi non mi sembra che abbia ancora trovato il bando della matassa questa sera. 16esimo Montani, Passarini, il nostro Andrea Passarini del Gufactor è 17esimo, 18esimo Di Candia, 19esimo Di Valeris, che sembra non così brillante come era con le Abarth a Monza. Sì, no, diciamo che Dylan Ellis era classificato nella pole 2 ed è stato spostato in pole 1 perché si è invertito con un pilota. Abbiamo letto proprio quest'oggi sul sito di AC Italy questo cambio, e quindi diciamo che ecco, non è brillantissimo perché non ha probabilmente i tempi per stare in pole 1. Quindi comunque per lui sarà una buona esperienza stare con i più grandi, sicuramente uno stimolo, come è lo stimolo anche per il nostro Andrew Passarini, che con il nostro team, con il Bufacco, solamente da due gare e già ha fatto un'ottima gara a Monza, partendo praticamente ultimo in quanto non aveva potuto fare delle qualifiche e piazzandosi ottavo, mi pare. Quindi un'ottima sì. performance di Andrew, e adesso addirittura nelle prequalifiche ha fatto un buon tempo che si attesta sul, volevo dargli il dato di Andrew, ecco, 1.51.8 nelle prequalifiche, e per cui diciamo ha meritato questa pole 1, e diciamo un pilota giovane che si affaccia alla ribalta del Ciak e dopo due gare già nella pole 1, diciamo, ci fa ben sperare, no? Per questo nostro portacolori, Andrea. Il suo personal best in questo momento in sovraimpressione, Roby, è 1.52.47. Sì, il personal best di Andrew 1.52.147, quindi è un ottimo tempo. Vediamo un attimino se riuscirà ad abbassare ulteriormente. Quello deve aver detto un tempo sbagliato. Però. Intanto Petri primo, scusa Roby, 1.50.234. Eccolo lì, eccolo. Petri, anche se questo ancora, diciamo, siamo nelle qualifiche, no? Quindi non è qua che si determina la pole position, ma sarà nella super pole. E comunque mandare i segnali, diciamo, a Masetti è stato e a più Notari. Difficile giustificare il suo non primo posto che lui fare il primo ora in un secondo. Sì, tra l'altro si deve anche riscattare della non buona performance di Monza, per cui qua vorrà, diciamo, dare il massimo e tornare di nuovo sul gradino più alto del podio, diciamo, a fine gara. Roby, perché comunque poi è partito ultimo, è rimontato, è arrivato buono. Non cattiva, sì, diciamo, non, che no, non buona, non cattiva, diciamo. Sì, per chi ha visto la gara, per chi ha commentato la gara, insomma, poteva fare di meglio, diciamo. Sì, sì. Diciamo così. Questo non vuol dire che comunque viene messo in dubbio il valore del pilota, è solamente un dato di fatto che non tutte le gare riescono col buco, no? Per cui noi che l'abbiamo vissuta, insomma. Volevo appunto dire una leggera considerazione della pole 1 della gara di Monza, tanti incidenti che non ci aspettavamo, tanto nervosismo nei piloti, e speriamo che questa gara invece possa rasserenare un pochettino gli animi, perché abbiamo vissuto a Monza una pole 2 veramente bellissima, dove sì, c'è stato un incidente spettacolare alla Roggia, e che però purtroppo, diciamo, è stato solamente quello. Poi per il resto è stata una gara dove un po' tutti quanti sono stati bravi, attenti, no? Sono stati anche bei duelli, bei sorpassi. Non possiamo dire la stessa cosa della pole 1, dove praticamente abbiamo visto tanti incidenti singoli, e dove praticamente, insomma, un po' tutti quanti si sono andati così a toccare, no? Forse gli unici sembrava più la pool 3, se non ti dicevo la pool 1, esatto. Ma non per la pool 3, perché io sono sempre presente in pool 3, non per la pool 3 è quella come
come noi si dice in Toscana, la mi importa, cioè nel senso non vai a gareggiare per il campionato, cioè quindi sei sempre un pochino più come si dice, più c'è cioè, meno tensione addosso, capito? Quindi certo. Sembrava più una pool 3 in quel senso, capito? Ma sembra quasi che Petri conosca a memoria il circuito perché disegna benissimo. E subito dietro vedo che il secondo in questo momento fa fatica, nonostante cerchi un attimino di sfruttare il cordolo quasi al massimo, direi. Eh sì, comunque. E intanto Bagnone si è infilato nei primi 10. Ah, sì, vedi, bravo. Andrea Passarini, intanto abbassa ulteriormente il suo tempo a 52,2, così come Emanuele Giacomella ha fatto un 52,0. Quindi tutti i piloti stanno abbassando. Adesso mancano solamente 2 minuti, poco più di 2 minuti. Quindi la pista è nelle condizioni ottimali di gomma per poter fare il tempo. Quindi adesso un po' tutti quanti probabilmente approfitteranno per abbassare. Questa è l'ultima zampata per entrare nella sì. Super Pole, quindi daranno tutti quanti il massimo. Quindi attenzione veramente ai rilievi cronometrici, perché qua adesso si farà fuoco e fiamme per entrare nella top 10. A un minuto secondo me pensano già alla Super Pole mentre stanno facendo. Robby, avranno il tempo giusto di fare l'ultima chiacchiera, mettersi d'accordo sugli ultimi ritocchi, poi per esatto. Tutti con la Super Pole per capire. Esatto. Anche Bruno avrà da domandarsi qualcosa prima di fare, cioè cosa. Sicuramente avrà bisogno dei consigli di o di Emanuele o di Massimo, insomma, in generale. Certo. Intanto c'è un'infornata di piloti del Fast Engine contro 6 nei primi 10, quindi Emanuele Petri primo, secondo Masetti, terzo Cristian Notari dei BS Corsa, quarto Scorpati dei GTVR. Questa è veramente una bella performance di Roberto Scorpati. Poi Alberto Fontana ancora Fastenaged, Fabrizio Pacione BS Corsa, poi Francesco Medei, grande fra, che dovrebbe essere, no, probabilmente lui c'è sempre, sì, dovrebbe essere accreditato nei Fastenaged, quindi dovrebbe essere 7 addirittura i piloti che sono con i Fastenaged. E poi Alberto Rupert, Lorenzo Tammuto e Bruno Compagnone che chiude la top 10. Ma sono lì praticamente proprio a ridosso di questi Izzo, Cornacchia, Picandi e Rollo, che praticamente fino all'ultimo probabilmente tenteranno di entrare, scusatemi, anche Giacomella, che fino all'ultimo tenteranno di entrare nella top 10. Quindi attenzione alle modifiche della classifica in tempo reale, mentre mancano praticamente 6, 5, 4, 3, 2, 1, praticamente la qualifica è finita. Adesso tutti i piloti che passano sotto al traguardo si dovranno fermare perché hanno concluso il loro turno di qualifica. Andrea? Sì, sto seguendo Bruno Compagnone che sta facendo l'ultimo tentativo in questo momento. Sembra in effetti molto molto sporco nella guida molto molto scomposto. Vediamo se riesce in qualche maniera a migliorare il suo tempo, a mettersi al sicuro, anche se comunque in questo momento è decimo, a meno che Izzo non riesca a tirare la zampata all'ultimo secondo. Bruno muro. Stesso però, punto di prima, mi sa. Izzo, visto che ha abbandonato, quindi probabilmente era già ai box. Pacione sta ancora girando ed è sesto. Sì, intanto Alberto Fontana guadagna una posizione perché sale addirittura al quinto posto con un 53,3, proprio per 2-3 millesimi su Fabrizio Pacione che scende al sesto posto, quindi combattimenti anche diciamo di pochi millesimi. I piloti sono, voi immaginate che ci sono praticamente i primi tre piloti sono in meno di 3 decimi e ci sono praticamente 10 piloti in un secondo e mezzo, quindi tanto di cappello. Gli unici diciamo che sotto il muro del 51 comunque, Notari, sì. Masetti e Petri in ordine inverso. Sì, dovrebbe essere loro che dovrebbero comunque sia giocarsi la Super Pole, perché poi dopo abbiamo Roberto Scorpati che è a 8 decimi da Emanuele Petri che per il momento è primo, quindi c'è un bel divario, insomma. Quindi sì, però la Super Pole sei meglio di me, che è un capitolo a parte. Sì, infatti sono molto diciamo curioso. Ah, una cosa vedere importante, Roby, che non si è detto, che era vietato scaldare le gomme in qualifica, però in Super Pole hanno la possibilità di scaldare le gomme, quindi
Io penso si vedrà anche un tempo sotto il 50, forse, dai. Ok, poi volevo sottolineare il setup dei Fast, cioè il mio team, però insomma un bel setup che ha trovato un buon riscontro in tutti i piloti alla fine. Che sai, poi c'è il pilota che lo deve sapere mandare il setup, capito, che propone uno. E in questo caso, visto che è un setup, bene o male si sono trovati bene tutti quelli del team. Vai, Roby. Sì, no, intanto stavo vedendo che praticamente sulla chat di YouTube si stava avendo una discussione per quanto riguarda Io ho voto Marco. le partenze. E quindi ricordiamo che qui martedì la pole 1 e comunque tutte le pole partiranno in regime di safety car. Quindi, come già è successo per Monza, si sta anche in questo momento sulla chat discutendo del fatto, diciamo, delle partenze, quindi regime di semaforo, le partenze lanciate, quindi è sempre un motivo di discussione la decisione che prende la direzione gara sulle partenze. Quindi stavo appunto seguendo la chat. Nel frattempo la pit lane è stata chiusa, quindi dobbiamo aspettare un attimino che ci si riorganizzi un attimo con il server per quanto riguarda l'apertura della pit lane per la Super Pole. Quindi vediamo un attimino di fare due commenti, insomma, su questi primi risultati. Andrea, Roberto, anche Nicola, se dalla regia vuole intervenire. Ma allora, se comincio io, diciamo che beh, naturalmente i Fast Energy la fanno da padroni, come spesso capita, come diceva giustamente Rob, anzi Rob, chiedono dalla chat su YouTube a quanto vendi i setup della squadra. Niente, beh, Federico Zippo, puoi mettere di d'accordo. Scrivo l'IBAN in chat, scusate. Sì, bravo, scrivo, esatto, ci sia mai, è sempre buono avere un limbo in chat. No, e comunque, beh, però come ripeto, poi ci sono cose, vedi per esempio Bruno Compagnone che comunque sembra che non abbia trovato feeling questa sera con la pista o con la macchina, quindi grandissimi Fast Energy come sempre, bravissimi a trovare setup, e poi ci sono sempre questi, chiamiamole wild card nuove, come per esempio Fontana che ci ha messo le sue, che ha aumentato molto la competitività della pool, secondo me. Per l'uno, anche per quello poi forse la gara di Monza era così nervosa, perché comunque sono tutti molto molto competitivi, tutti molto vicini, oltre ad essere molto veloci ovviamente. Roberto. Sì, allora l'asticella si è alzata molto per quanto riguarda la competitività nella Pol 1 e diciamo che al tempo stesso si è alzata anche la competitività nelle pole più, diciamo, più, chiamiamole basse, io non le chiamerei da basse, però Roberto, la competizione si è alzata anche in Pol 2 e in Pol 3. Sì, no, allora, sta macchina Il botto è divertente ma pericolosa, nel senso che non ha controlli di trazione, quindi non puoi regolare nessun tipo di controllo di trazione, devi prendere quello che ha. Parte è una macchina che non si tiene, non è facile da tenere. Devi trovare un giusto ritmo tra acceleratore e freno e farla scorrere il più possibile in curva, capito? Però è una cosa che solo i più bravi sanno fare, però chi è anche in pool 3 o in pool 2, nei nostri tempi che facciamo, quando hai finito il giro e hai fatto comunque 53, 54, hai fatto un bel giro, ti sei divertito comunque, nel senso, capito, a chiuderlo, Certo, capito? assolutamente. A me ha impressionato la guida di Petri. Lì davanti io credo che sia imbattibile. Masetti lo vedo un po' in difficoltà, è quello che ci sta provando di più, però non riesce a sfruttare nel giusto modo i cordoli. E dietro qualcuno che secondo me non ha fatto benissimo in questa prima manche, se così possiamo dire, secondo me ci farà vedere qualcosa di più nella pole definitiva, quindi nelle qualifiche definitive di questi 10 primi piloti velocissimi e fortissimi. Intanto io ho aperto Comunque la le gomme regia che hanno calde, aperto, scusa ah, Robby, dimmi, hanno dimmi. aperto la regia che è stata riaperta la pit lane, quindi a brevissimo Ok. ripartiremo con la diretta streaming per
la Super Bowl, vai pure Robby. No, dicevo, comunque con la possibilità di scaldare gomme, che sicuramente tutti scalderanno, hanno la possibilità di aggredire molto di più le curve rispetto a, a giri così in qualifica, capito? Quindi secondo me rischieranno di più, ma perché comunque no, per loro non rischieranno, nel senso, noi che si vedrà che rischieranno tanto, però conoscendoli avranno sempre un limite per comunque per chiudere il giro, perché comunque è un giro secco, quindi devono anche mettere in cantiere, non possono sbagliare, capito? Vai. Sì, no, intanto io attendo notizia dalla regia per sapere quando riavremo di nuovo le immagini dal circuito di Spa, Franco. Immagino, Fabiano. Quindi vediamo un attimino se... Un istante ancora, Roby, ci siamo... Ancora qualche istante e praticamente saremo di nuovo sul circuito, sul tracciato belga. E ricordo che qui praticamente questo è uno dei tracciati storici della Formula 1. Come Monza, sono praticamente tantissimi anni che sicuro è stato, credo che sia stato sempre inserito nel circus della Formula 1. È un tracciato che praticamente passa i 7 km ed è uno dei pochi circuiti che, diciamo, non dell'era moderna, ma uno dei quei vecchi circuiti che veramente si può definire circuito con la C maiuscola. Teatro di uno dei più belli sorpassi, dei più bei sorpassi della storia. Ma c'è una storia sto coso di circuito. Hakkinen con Schumacher. Adesso non ricordo esattamente l'anno, ma sì, sorpasso a 3. Ma credo che la vettura sia proprio questa qui, quella di Hakkinen, che praticamente si avvenono a 3 a ventaglio sul rettilineo del Kemmel, per sorpassare un doppiato, quindi mi pare che guardando... Siamo già in diretta. Masetti, Patrick, notari che sorpassano un doppiato uguale. Ogni riferimento a Favini è puramente casuale. No, pure. Oh, mentre stanno partendo, attenzione, perché stanno partendo Bruno Compagnone. Sì, credo proprio di sì che Bruno Compagnone sia il primo che esce dai box, perché mi pare che era decimo classificato. Attualmente è ancora fermo, mi è stato ancora dato, ecco, è partito in questo momento Bruno Compagnone. Vedremo un po' Bruno se nel giro secco riuscirà, diciamo, a tirar fuori il cappello, dal cappello a cilindro, il famoso coniglio, no? E avere questa volta la possibilità di mettere un po' avanti, ragazzi. C'è lo streaming, va? Siamo bloccati sull'immagine, quindi conviene chiudere e riaprire, si è bloccato il computer. Dobbiamo salutarvi un attimo al volo perché abbiamo un problema con il PC, perderemo Bruno Compagnone, ma speriamo di darvi tutti gli altri, quindi a fa poco. Ok. Dici tu quando? C'è meglio il nome, oh! Dico, il nome! Scendegli il nome, oh! Dico, il nome! Cambiate il nome. Come va secondo voi? No, non è che mi ha fatto un po' così. Sì, bentornati, siamo online, siamo su Lorenzo Damuto che sta per finire il giro, quindi la regia può staccare su Lorenzo Damuto, vediamo un attimino qual è il suo timing. Abbiamo visto che ha fatto un giro, diciamo, onesto, vediamo un attimino quale sarà il suo tempo. E un giro onesto non tanto, perché 52-2, quindi batte Bruno Compagnoni, quindi bravo Lorenzo Damuto, che praticamente è il nostro partner, no, nelle telecronache, quindi bravo Lorenzo, veramente grande giro. Scusa, non avevo creduto nella tua performance, invece lo stavo subito smentito, quindi adesso vediamo chi è il prossimo che esce, ed è Francesco Mattei, un vecchio leone, quindi vediamo un attimino se riuscirà a fare già un tempo che vada sotto al 52.
si sta, diciamo, preparando, sta nel giro di lancio. Attenzione, perché la macchina gli sbanda, forse una sbandata voluta per scaldare ulteriormente le gomme, però Medei sappiamo che ne tenterà tutte, un all in, cioè o tutto o niente, loro abbiamo. Ne si è addormentato l'acciaio, vabbè, non fa niente. E Andrea, guarda, allora vediamo un attimino subito il passaggio di Medei che si lancia per il suo lap, quindi prima staccata per il tornantino e poi giù sotto all'orologio di On. Un pochettino, sì, forse ha dovuto un attimino alzare il piede perché è andato largo, quindi vai Andrea. Sì, sì, infatti adesso vediamo come fa l'orologio, sembra abbastanza benino, sì, direi piuttosto bene. Bisogna vedere con che velocità porta fuori la macchina, adesso vedremo in fondo rettilineo quanto raggiunge la velocità e vediamo un po' come affronta poi la parte mista del circuito. Sì, in fondo alla fine del Kemmel, fino adesso tutto bene, vediamo che la macchina per il momento si comporta in maniera pulita. Attenzione, una piccola sbandata, e qui attenzione perché la pad la riporta dentro, ma dovrebbe aver lasciato sulla pista qualche decimo, immagino, Andrea? Sì, qua ci ha lasciato parecchio, qua sembra uno dei miei giri fantastici. Nella parte guidata vediamo la macchina di Medei che si comporta in maniera, diciamo, neutra, quindi non sembra avere dei sottosterzi o dei sovrasterzi. Peccato, no, quel pulita. Sì, molto pulita, peccato quella sbavatura proprio proprio come è entrato nella parte guidata, e non peccato perché là poi dopo i decimi si perdono in maniera abbastanza pesante. Sì, mentre vediamo che la macchina è molto veloce nelle parti velocistiche del circuito, quindi nel primo e nel terzo settore, sarà veramente interessante vedere il crono di Francesco che sta affrontando la bus stop. La gira bloccata, stacca molto, sì, bene. Sì, sì, veramente fatta benissimo, uscito buon grip in accelerazione, e vediamo qual è il suo best, 52,9, abbiamo detto che in quel frangente purtroppo ha lasciato i secondi sull'asfalto. Rupert. E adesso Alberto Rupert, un altro fast enaged in pista, sta concludendo il suo giro di lancio. Robby. Sì. Un commento sul giro di Medei. Sì? Di Medei. Quell'errore la ferma. Queste decimi era un 51 se non faceva l'errore. Intanto ricordo ci chiedono le inquadrature dal casco, così sì, per vero, avere, l'avevo detto anche per avere delle inquadrature più spettacolari di questo circuito. E attenzione perché Rupert si sta lanciando. Sì, almeno si riesce anche a rubare qualche punto. Bravo, ecco. Esatto. Attenzione perché Rupert fa molto bene il tornantino, buona anche l'accelerazione. Vedete la macchina come gli, diciamo, in fase di accelerazione violenta, il posteriore tende a partire, lui la controlla molto bene. Secondo me è buono, un buon grip in uscita dal tornantino. Buona anche Oruce, Redion, e sul rettino del Kemmel tanta velocità, quindi attenzione a Rupert. Ha pelato i cordoli, quindi la velocità pesa tutta. Il più veloce di tutti, 332 km orari in fondo a questo. Leggerissimo anche Rupert. Ha fatto tutto molto bene, ha preparato bene il tornante, è uscito un buon grip giù in accelerazione sulla discesa. È stato veramente fantastico il pilota di Fast Energy in questo frangente. Vuol dire che sta spingendo al massimo, quindi anche lui potrebbe, diciamo, essere l'outside che potrebbe andarsi a inserire fra il trio delle meraviglie. Il primo mi sembra che sta tirando un po' di più, mi sembra. Ha meno problemi, diciamo. Sì, diciamo così. Che è probabilmente libero come mentalmente, quindi sa che lo vedo guidare bene, gufata, sì, anche sto giro. ma sì, male che vada, ecco. Tanto eccola. No. Male che vada, tanto sa che comunque partì al decimo, quindi alla fine ce la sta mettendo tutta. Comunque buonissimo tutto, anche qui nel terzo
nel terzo settore fa tutto molto bene. Guardate la velocità di questa vettura, veramente impressionante. La staccata del bus stop è un bloccaggio, ma non dovrebbe aver compromesso il suo giro. Tutto molto bene, ma anche l'accelerazione in uscita, la macchina sbanda, la controlla, attenzione al crono di Petri, che ovviamente può aver fatto un 51,8, buono. Un tempo interessante, 51,8, bravo Alberto, veramente bravo. Bravissimo. Mi ha entusiasmato questa guida, veramente aggressiva, ma non esagerata. Ho notato che non era bella piantata, non scomponeva, e ha fatto un 3,34, un 3,33. Faccione è andato a muro, no? No, no, è andato lungo. Ah, è andato lungo. Di, sì, nel giro di riscaldamento. Adesso comunque non è riuscito a fermare. Speriamo non abbia danneggiato eccessivamente le gomme. Direi infatti, che sta partendo bello carico. Il pacione che ricordiamo... Non ti preoccupare, 7 milioni di spettatori ti hanno visto. Un pilota dei DS Corse, quindi azione, vediamo... Che cosa riuscirà a fare l'alfiere che sale su una macchina color verde ramato e celeste, no, forse carbonio, comunque bella molto anche la linea del DS Corse. Attenzione al primo tornante, vediamo. La staccata, un leggero bloccaggio, però molto buono, vediamo un attimino giù per sfruttare meglio. Sì, mi è sembrato che è andato via molto molto prudente, per aveva paura di sbagliare, probabilmente. O ha problemi col freni, non lo so. Oruge Redion ha fatto, diciamo, attaccando molto il cordo interno, il rettino del Kemmel, adesso l'ha staccata sulla variante. 329 km orari, non è una delle massime velocità di punta, comunque adesso è nella parte guidata del tracciato. Vediamo come si comporta la sua vettura, vediamo il setup che hanno, diciamo, preparato il team dei BS Corse per Pacione. È un pochettino largo, attenzione, le accelerazioni sulla erba sintetica sono sempre una trappola per i piloti, perché potrebbe portare una sbandata incontrollata della vettura, ma Pacione comunque ha controllato tutto molto molto bene. Per il momento sembra una guida, diciamo, mettere in sicurezza il risultato, non sembra una guida, diciamo, praticamente che sia. Attenzione, una sbandata, la macchina di parte, ma la controlla molto bene, bravo Pacione, che non dovrebbe aver perso più di tanto in questo frangente. Adesso il terzo settore, dove praticamente si arriva alla staccata della bus stop. Vediamo come si comporterà la vettura, perché anche qua bisogna avere la vettura. Questa è una staccata importante. Sì, bisogna avere la vettura ben bilanciata per uscire bene anche in accelerazione. Tutto molto bene. Vediamo il crono di Pacione, perché veramente sono molto interessante. E si piazza al quarto posto con 52,6, quindi non male, non male. Bravo Fabrizio Pacione. Bravo. Anche se dobbiamo dire che sono 7 i decimi che lo separano da Alberto Rupert, quindi Alberto Rupert veramente ha fatto vedere una grande guida stasera. Fontana ora. Alberto Fontana. Fontana, Andrea, sì. Vai pure. Eccolo qua. Sì, sì, eccolo, sta completando il giro di riscaldamento. Adesso vediamo, non ho mai controllato molto, non so che tipo di guida, se uno molto aggressivo o piuttosto molto pulito, non ho idea di come mi possa guidare. Ecco. Vediamo, esce un leggero controsterzo, sovrasterzo di potenza, in uscita dalla si lancia dalla adesso, è entrato molto cattivo, devo dire. Sì, vediamo la frenata, la source, abbastanza bene direi, vediamo come esce, benissimo. Aperto ottima bene, adesso via giù verso lo rouge, e ottima l'accelerazione, ovviamente tanto grip e ha controllato la macchina benissimo. Sì, adesso vediamo, taglia tantissimo l'uscita dello rouge, forse perde qualche punto di velocità in fondo al Kemmel. Vediamo poi la staccata, direi molto molto bene. Alberto Fontana è nuovo alla ribalta del sim racing, perché è un pilota molto esperto, anche lui arriva un po' come buona parte del
Aerofacto, quindi altri simulatori, è un pilota che comunque corre in pista, quindi diciamo che sa quello che fa, soprattutto molto complimento per tutti quanti noi, perché sapere lui quello che fa e noi a quanto stiamo da lui, dove stiamo rispetto a lui, ci fa capire anche, no, il nostro valore in campo, Andrea. Sì, infatti, infatti sto in Q3. No, bellissimo, sto notando come tiene molto molto l'interno delle curve, veramente riesce a pigliare il cordo, il punto di corda sempre perfettamente. Molto bello da vedere, molto bello, veramente si vede che sa quello che fa. Adesso non so il tempo se gli darà ragione, ma vediamo la frenata alla bus stop. Perfetta, direi. Attenzione, perché basta l'ha fatta proprio non perfettamente, appena anche in uscita la macchina è vedete primo 51 e 4, quindi ha fatto il tempo, l'ha fatto tanto al bus stop secondo me, ma tantissimo fuori e secondo me qualcuno si deve preoccupare qua, perché 51 e 4 è un gran tempo. Per essere giro secco è un gran tempo, quindi staremo a vedere cosa Petri, Masetti e Notari tirano fuori, diciamo così, no? Come jolly, per andare ad insidiare questo tempo che secondo me è ottimo di Alberto Fontana. Ecco, vedete, sarà anche tantissimo scorpati per avere più possibilità. Macchina dritta per accelerare subito e arrivare in fondo più veloce possibile. E Scarpati è l'unico pilota dei GT4 che è riuscito ad entrare nella sovrapponda, quindi vediamo, bellissimo il controllo in uscita dal tornantino, fantastico, Rouge, fatta bellissimo. Fino adesso abbiamo visto tutte macchine perfettamente settate per fare l'O Rouge. L'ha fatta in quinta, non so se non ho notato, ma penso che sia l'unico che l'ha fatta in quinta. Ah, non usa la sesta, mi sa. No, l'ha messa. Sì. Attenzione, un controllo, la macchina sembra molto scarica sul posteriore, perché vediamo che ha dei problemi con attenzione, perché sbaglia. Stavo appena rientrato. Dicendo che praticamente c'erano dei problemi sul retrotreno. Gufata, madonna, non è una gufata, era una constatazione di fatto, vedevamo. No, no, ma ci mancherebbe altro. Ero lì che li cambiavo il vecchino. Mi è scappato, io non capisco. Scusate, ma non ce l'ho fatta. No, tranne quell'escursione che abbiamo visto, diciamo, non è il primo che sbaglia lì, sì, in quel frangente. Carità, nel quale ha giocato tutto quello che poteva giocare. Esatto. E per il resto, comunque continua a controllare la macchina in uscita di curva, quindi vuol dire che ha un retroterno molto scarico, e questo probabilmente è stata la causa del motivo del problema che ha avuto Scarpati sopra nella parte, diciamo, guidata, sì, del tracciato. Peccato, stop, leggera bloccata, sì, ma ci sta. In uscita controlla molto bene, comunque è una buona guida, e sì, vediamo, sì, il tempo di Scarpati. Testo, momento, no, non a me non l'ha registrato, non me lo segno, mi dà 19 minuti a me, sì, anche a me, quindi probabilmente a me dà 1:52:65, sì. Allora c'è qualche problema con questo, perché anche a me non mi registra il tempo, quindi comunque mi confermate che è sesto. Sì, comunque in sovraimpressione il P-Track, ragazzi, per cui in diretta possono tranquillamente visionare i tempi. Ottimo. Ma c'è Notari, ragazzi. Sì, Notari. È già. È già adesso. C'è i tre dell'Ave Maria. Partito Notari. Grazie, sì, grazie a lei. io per caso direi i tre tenori, quindi e direi che Masetti potrebbe essere tranquillamente Pavarotti, visto la stazza. grazie a lei, Masetti. Rouge, grandissimo, fatto molto bene, non ha toccato quasi per niente i cordoli, quindi massima velocità per la vettura di Notari. Che Mel
l'uscita di punta, se Nicola riesce a darcela. È molto molto veloce, 330 km orari. Mazza, me l'ha presa questa. Ha levato 3 marce in un secondo. Sì, sta, secondo me con 330 km orari di velocità di punta dovrebbe avere il giusto carico aerodinamico per poter fare bene il, la parte centrale del, del tracciato, quella guidata, perché vedete come riesce ad impostare bene le curve, va dentro, diciamo, una macchina quasi su due binari. Anche qui molto bene, bravissimo, ha usato la parte esterna del codolo con l'erba sintetica, ha dato la giusta accelerazione per poter avere il massimo grip. Secondo me sta facendo tutto molto bene. Notari buona anche qui sulla terza variante, che adesso si sì, dopo questa curva a destra che si fa normalmente in terza, adesso tutta accelerazione qui è praticamente è un rettilineo continuo fino al basso stop. Secondo me qui c'è un buon tempo di Notari, che secondo me è molto vicino a quello di Alberto Fontana. Bisogna vedere che cosa farà qui adesso al basso stop, ma è stato buonissimo, diciamo, la, il giro di Notari, la staccata, buono l'inserimento, l'anticipato, attenzione, bellissimo, è tutto fantastico. Secondo me qua è un giro molto 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 buono, infatti inizia a notare il 56, è un giro strepitoso, fantastico. Fantastico, da applauso, bravo, bravo Cristian. Attenzione perché Masetti è già lanciato. Sì, e adesso praticamente Masetti, che probabilmente vede dal suo tracker, quindi dalla sua telemetria, che Notari è primo con 56, e secondo me che cosa potrà girare nella testa del povero Massimo in questo momento, ragazzi. Ma qua siamo a dei livelli. Che serata comunque mi ha impressionato veramente la maniera in cui la macchina stava giù, cioè non sembra veramente su due binari. Andiamo adesso, ha trovato un giusto compromesso, oltre sì, no, ma era veramente andiamo, comunque secondo me chi arriva in fondo alle fine del Kemmel tra il 328 e il 330 comunque sia ha un carico aerodinamico che gli fa far bene la parte centrale del, del tracciato. Quindi vediamo anche Masetti quale sarà la sua velocità di punta. Ha fatto il Tomantino in maniera perfetta, e qui che passa sul cordolo e fa spacciare la sua vettura, sicuramente qualche chilometro lo perde. Veloce, anche abbastanza veloce anche lui, 330 anche per lui. Molto pulito anche qui. Sì. Tutto molto buono, sta sì, guidando veramente bene. Sì. Bellissimo. Con un filo di gas non lo lascia mai del tutto, se senti è sempre in tiro, c'è sempre il motore in tiro, e quindi anche qui guardate quanto usa l'erba sintetica e comunque non alza il piede. Vediamo, questa è una curva doppia che va raccordata, secondo me ha fatto tutto molto bene anche qui. La terza variante sta chiusi qui, e anche qui bisogna stare vicino al conto per avere una buona accelerazione, fantastico. Ed ora deve spiccare, perché la rampa sintetica non può aprire completamente lì, praticamente forse ha perso qualcosa, perché sulla rampa sintetica non ha potuto dare tutto il gas come invece ha fatto Notari. Quindi vediamo un attimino quale sarà il suo crono, ma ha fatto tutto in maniera fantastica. Ma senti, in questi ultimi appuntamenti di Jack ha dimostrato veramente una concentrazione, una determinazione veramente invidiabile. Vediamo al basso stop, entra in anticipo molto bene, soprattutto molto bene. Bravo, vediamo l'accelerazione, bravo. Bellissimo, qui si giocano sulla pole. Vediamo qual è il crono di Masetti, secondo, 57 per 79 millesimi. Notari è davanti a Masetti, ma Masetti non deve recriminare nulla, perché ha fatto tutto bene, non ha sbagliato nulla. È praticamente per un capello che sta davanti Cristian Notari, quindi bravi a tutte e due. Adesso tocca a Petri dimostrare tutto il suo valore, perché i due davanti lo hanno già fatto e ce l'ho fatto direttino. Adesso Emanuele, tocca a te. Io volevo soltanto fare una puntualizzazione, che da quando ho visto Notari in pista me ne sono innamorato, lo sapete già, sono un suo fans, e complimenti ancora una volta a questo grande pilota. Ok, ti daremo il numero di telefono, così magari potete darvi un appuntamento se vuoi. Attenzione, perché parte Emanuele Petri.
Brillante, tutto buono nel momento, non so. In accelerazione ha dovuto portare la sua vettura perché praticamente probabilmente anche lui sul terreno è un pochettino scarico, quindi Nicola in fondo anche a me, dacci le velocità di punta. Intanto il Rouge, le Dion molto bene, qui siamo sul terreno anche ML, quindi Nicola velocità di molto punta. Molto veloce, il più veloce di tutti, 333 km orari. Attenzione qua, perché andare sui cordi vuol dire far scomporre la macchina e poi dopo perderla, quindi Petri sta diciamo remando molto, quindi vuol dire che è una macchina che è molto scarica, quindi non ha carico aerodinamico e qui dovrà veramente lavorare tanto per farla inserire nelle curve della parte centrale del tracciato. Vediamo che qui è stato molto molto veloce, certo avendo dato scarico vuol dire che la macchina si chiude di più, però vuol dire anche diciamo accelerare sulle uova, perché vuol dire in qualsiasi momento la puoi perdere. Ma fino adesso Petri è stato bravissimo perché ha dosato il gas nel punto giusto, nel momento giusto, un giro molto veloce il suo anche lui sull'erba sintetica, non ha potuto aprire al massimo, vediamo un attimino, anche questo è un gran giro, poteva usare di più, sì. vediamo perché a volte esatto, se parliamo poi della ragione, immagini esatto, certo. Immagini che hanno basta stop, anche lui tutto molto bene, vediamo un'accelerazione, attenzione il controllo, forse qui forse no. Qui esatto, perdi a terzo, seconda 58 fila. Petri è terzo, 58, e questa è una notizia. È una notizia, Petri per la seconda volta consecutiva non ha la pole. Quindi Cristian Notari, Massimo Masetti ed Emanuele Petri. E adesso cercheremo di andarli un attimino a recuperare per intervistarli. Nel frattempo chiedo a Andrea e Nicola di commentare un attimo questa super pole mentre recupero i piloti. Sì, a me sono piaciuti tutti, vi ho già detto la mia particolare preferenza che è quella appunto di Cristian Notari, gran pilota, e ho visto tutti molto preparati, tutti molto bravi nel cercare soprattutto di sfruttare il cordolo e anche oggi tanto spettacolo in diretta. Intanto salutiamo, scusate se mi interrompo, sono venuti nel nostro studio streaming i primi tre classificati, quindi un benvenuto ad Emanuele Petri, a Massimo Masetti e a Cristian Notari. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera a tutti. Allora io intanto volevo partire un attimo con Nicola, perché Nicola si è innamorato di Cristian Notari, quindi volevamo sapere se gli poteva dare il numero di telefono, perché voleva fare un'uscita un po'... Ti è arrivato tipo... il mazzo di fiori, ti è arrivato esatto. Il mazzo di fiori. Beh, obiettivamente è un gran pilota, ha fatto bene con tutte le auto con cui l'ho visto adesso girare in queste ultime 4-5 gare. Devo dire, veramente molto corretto, sa veramente disegnare bene quasi tutte le piste. Grazie. Complimenti. No, Cristian, noi abbiamo visto dal, diciamo, con lo streaming, io sono sul programma da gara, che avevi una macchina molto diciamo piantata per terra, cioè nel senso che avevo visto tanti piloti che magari hanno favorito un retrotreno un po' scarico per avere un migliore inserimento in curva, però diciamo dovevano veramente lavorare molto di volante per soprattutto nella parte centrale della pista per poter far stare la macchina diciamo in curva. Noi invece abbiamo visto una tua macchina che praticamente sembra camminare su due binari. Cioè, hai trovato un setup fantastico oppure non, il tuo stile di guida? Cioè, veramente, cioè, il bilanciamento della macchina è omogeneo oppure sei tu che con il tuo stile di guida sembra che sia omogeneo? Non lo so, guarda, noi abbiamo nel team tutti lo stesso setup. Alcuni ovviamente si fanno delle piccole correzioni per adattarle al proprio stile. Io ad esempio sono quello che, sebbene a quanto pare è sembrata la macchina più stabile, è quello che ce l'ha più scarica di tutte, di tutti noi, come macchina. Ho capito. Quindi non lo so se è una questione di stile di guida, di... È lì sì. Poi, cioè...
andarla a sapere di preciso non, non, no, però non quello è che ti dicevo, no, quello che ti dicevo io, no, cioè senza sapere il tuo setup, ovviamente, perché ognuno di noi ha il suo setup ed è segretissimo, no, e te lo tiene gelosamente. Dio, però quello che ti volevo dire, chiedere io è questo: tu prediligi più una vettura, per esempio, io prediligo più una vettura, diciamo neutra, diciamo, per quanto riguarda l'inserimento e l'uscita di curva. Tu prediligi più questo stile di questa vettura neutra, oppure preferisci più una macchina sovrastressante, sottostressante? Io preferisco sempre qualcosa di più sovrastressante, perché al massimo te la puoi governare te, mentre se è sottostressante in realtà poi fatichi, metti caso che si sbaglia in una curva, questo poi ti manda larghissimo. Se c'è, certo, una macchina sottosterzante e fai una curva che non è al 100% delle tue possibilità, puoi comunque sia riaddrizzarla. Certo, certo. Comunque sia, preferisci una macchina sovrasterzante. Comunque guarda, sembrava da camera casa, sembrava veramente che tu non avessi alcun problema al posteriore e la macchina sembrava su due binari. E Andrea, volevi fare una domanda a Christian? No, io sono rimasto come tutti noi in diretta streaming, sono Andrea, ciao. Sono rimasto molto impressionato veramente dalla pulizia di guida, veramente la macchina, ho detto anche in diretta, sembrava veramente su due binari, ma a questo punto da quello che hai detto si capisce che evidentemente è molto legato anche dal tuo stile di guida. La mia domanda è, per arrivare a questo tipo di sensibilità sulla macchina, hai girato veramente tanto su questa pista con questo, diciamo, con questa auto? Allora... è interessante, nel senso che io non faccio, di solito non faccio giri per conto mio, né faccio giri su server privati, eccetera. Tutti i miei giri di solito sono quelli elencati nelle prequalifiche. Sono perfettamente visibili, quelli, ovviamente quelli che si riesce a completare sono contati, gli altri... magari ce ne sono, che so, più della metà che sono incompleti, perché prova di qua, prova di là, testa questo, testa quell'altro, sbatti da una parte, sbatti dall'altra. Però in realtà, anche magari grazie al fatto che comunque sia con tutto il team riusciamo a mettere su un buon setup piuttosto velocemente, non è che si ha bisogno di così tanti giri, tante prove anche fuori dal server. Sì, no, in effetti ve lo sto contando adesso, visto che hai fatto 66 giri buoni. Infatti voglio ascoltare il tuo consiglio, guarda, ne faccio una decina e poi mi presenta tutti quelli che ho fatto sono elencati lì. Intanto volevo estendervi i complimenti che ci fa Vincenzo Pariante sulla chat di YouTube, quindi invito a scrivervi sulla chat, magari anche se avete qualche domanda per i nostri piloti, noi cercheremo di estenderla a loro in diretta. E complimenti a tutti per aver tenuto in pista quelle auto con quei tempi, bravi ragazzi, questo è quello che scrive Vincenzo Pariante. E Massimo, anche tu hai fatto un gran giro e anche tu hai fatto vedere che la macchina era veramente buona, attaccata per terra, e solamente per, mi pare, 79 millesimi hai la seconda posizione, quindi complimenti. E eterno secondo. Sì, va così. Ma guarda, è incredibile. No, ma anche perché ero sul 53, ho fatto una piccola sbarattura che mi sono portato dietro nella S dopo il curvone giù in discesa. Sì, sì, l'abbiamo visto, sì. E dopo ero un po' più lento quando ho fatto quella da seconda giù a destra, l'ho chiusa troppo, è stato nello stesso punto, la macchina ha chiuso e sono finito sul cordolo e lì dopo non riuscivo più ad accelerare e ho perso 4 decimi lì. Mm-hmm. Ma lì quando sei andato sull'erba sintetica? Un po' prima, sì. Me la sono portata dietro nella S in quella curva lì, è diventato un decimo, due decimi e poi sono diventati tre decimi. Come al solito, a rimanere freddi fa male l'erba sintetica dopo Max. Mezz'ora sì, ci vuole quella io accuso molto star fermi mezz'ora. Mi fa ridere la mia leggera sbavatura. Ora parlo io, parte dalla prima curva e finisce all'ultima curva la sbavatura, capito? Vai, puoi continuare.
No, niente. Diciamo che già mi La sento leggera colpa, sbavatura. nel senso che star fermi mezz'ora, i ragazzi giovani qua, 22, 21 anni, riescono tranquillamente a riprendere il ritmo nel giro di lancio. Io avrei bisogno di un paio di giri almeno. Oh, comunque rettifico, non erano 79 millesimi, erano 89 millesimi, quindi che vi separano quindi... Allora, è tutto inutile questo discorso, è stato. Ma credo quali siano poi la qualifica. Esatto. Comunque diciamo che il discorso è questo. Cioè, alla fine è stato veramente bello, avvincente, perché tutte e tre, e quindi mi riferisco anche ad Emanuele Petri, abbiamo visto che non siete andati in conserva, ma il primo che ha suonato la carica è stato Cristian e Massimo e Emanuele gli sono andati appresso e ci avete fatto veramente divertire, perché noi siamo stati a cercare di guardare le vostre traiettorie, quello che faceva la traiettoria un pochettino diversa dall'altra, perché questa è una pista che consente, no? Delle traiettorie un pochettino diverse, si possono fare, diciamo, traiettorie multiple, diciamo, rispetto a tanti altri circuiti dove invece purtroppo le traiettorie sono obbligate. Ed è stato veramente bello guardare come ognuno di voi facesse le sue traiettorie e facesse il tempo. È stato veramente, ci ha fatto veramente divertire, quindi grazie a tutte e tre. Grazie a voi per averci seguito. Ah, un piacere. Ma Petri non si fa parlare? Sì, no, Sì, infatti adesso ci volevo passare sono. Io. Emanuele. No, possiamo chiudere. Intanto dico anche a Nicola e Andrea di intervenire quando vogliono. Sì, non per dire della gufata che hai fatto in diretta, perché quella eviterei di dirla. Mazza, ragazzi. Mi ha anche partorito il gufo. Non depone le uova al mio gufo, partorisce. Cioè, veramente. Vabbè, dai, ho una Allora, gufatina, no, Angara, c'è vabbè. una domanda che vuole essere una battuta, una provocazione di Emanuele Di Stefano, che salutiamo, che ci sta guardando in streaming, che sappiamo che purtroppo è febbricitante, non ha potuto partecipare alle Quello che qualifiche. scrive si vede che c'è la febbre. Sì, si vede perché sta delirando, e scrive: volevo domandare a Christian se pensi che il tempo l'ha fatto perché ha staccato a 77 metri invece che ai soliti 78,5 delle prequalifiche, oppure. Cioè, questa è una domanda che va interpretata, io ve la leggo così come l'ha scritta, Un'altra e domanda poi ora in c'è un'altra diretta. domanda adesso anche a Petri, c'è domanda a Petri se ha perso la pole nella doppia curva in discesa che non ha fatto perfettamente. Questa è una domanda che giro direttamente ad Emanuele, visto che non ha ancora parlato fino adesso. Ah, non è stato un giro pulitissimo e in più non ho neanche forzato più di tanto perché sinceramente ora come ora mi interessano più i punti che partì in pole magari vincere, quindi già se L'ho resta nelle prime notato, posizioni, l'ho notato in diretta, l'ho detto. già se resta nelle prime posizioni mi va più che bene, ecco. E ora come ora quello che mi interessa è non fare cavolate tipo l'ultima gara e basta. Molto conservativo. Sì, tra l'altro per la gara sarà molto interessante al primo giro vedere, diciamo, Rouge con tutte le macchine una in fila all'altra, con la perdita di carico, come si comporterà la macchina, perché noi siamo abituati tutti quanti a girare con le macchine, no? Da soli, senza avere nessuno davanti. Quando partirà la gara, Eau Rouge, cioè siete preoccupati per Eau Rouge o no? Oh, adesso vediamo. È da provare. Da provare, esatto. Quello Rouge è Dipende da buono. come si esce dalla prima. No, ma soprattutto là si arriva velocissimi e avere una vettura davanti molto molto vicina è un problema, quindi e là siete tutti quanti vicini. Sarà bello per noi che commentiamo la gara, a vedere veramente come uscirete dal primo Rouge, perché sarà Ma veramente. guarda, l'Eau Rouge sì, c'è questa perdita di carico Carico. sicuramente, però essendo una S e avendo un po' di possibilità di tagliare un po' più dritto se nel caso non riesca a strizzare la macchina senza guadagnare niente, poi c'è un altro rettilineo, quindi
Se si perde in entrata perché bisogna rallentare un po', si può recuperare in scia. Io la vedo più grigia, quella, la doppia sinistra veloce, In fondo a cammello, in fondo a quella sì, cammello. perché quella se esci con due ruote, perché non hai carico davanti, rischi di distruggerti contro le barriere là contro, perché Eh dopo sì. Eh diventa scivolosissima la macchina lì. Cioè, sì, eh riperdere sì. 5-6 posizioni è un attimo. No, poi dall'altro qui, rispetto, ditemelo anche voi, ma io da quello che ho visto nelle prove che ho fatto, anche con macchina diciamo, con il set da gara, avere una toccata ed andare a rovinare l'ala posteriore, con una piccola toccata vuol dire praticamente non avere più performance della macchina. Mi confermate questo? Tutto. Quindi Proprio sì. quindi è Io molto non lo so, non l'ho complicato. mai toccato, quindi. Il discorso è questo, che avere diciamo, qualcuno che magari sempre per problemi di carico aerodinamico, perché appunto, come diceva Massimo, è vero sì, o luce, ma è vero anche in fondo a cammello praticamente si arriverà a velocità veramente assurde, cioè 335 km/h sotto scia si fa tranquillamente. Andare a frenare, perdere la macchina perché magari si blocca l'anteriore, andare a tamponare qualcuno, può succedere. Chi è tamponato e perde l'ala posteriore, praticamente, almeno per le prove che ho fatto io, quello che mi è successo a me, la gara è finita, ragazzi. Cioè, bisogna rientrare, diciamo, in maniera abbastanza guardinga ai box, farsi riparare l'ala, perdere tempo e ripartire, ma lì praticamente la gara è compromessa. Quindi ci sono tante cose che vanno valutate, vanno analizzate, diciamo, in questa gara, perché non sono le macchine che abbiamo fatto fino adesso e che magari con una tamponata comunque sia, no? BMW oppure le Lotus, no? Qualche sportellata e si continua. Qua veramente una toccata e si rischia di compromettere la gara. Quindi sarà interessante vedere la gara martedì. Emanuele, io ti faccio veramente i complimenti perché quello che hai detto è stata una cosa molto intelligente da parte tua. Stai pensando, stai ragionando in ottica campionato, quindi questo qua vuol dire che oltre ad essere veloce sei anche un pilota che ragiona e questo non guasta mai. Quindi io, se non abbiamo altre domande da parte dei nostri telecronisti e dalla parte della chat, potremmo anche andare a chiudere se voi siete d'accordo. Sto controllando in chat, sembra che non ci siano altre domande particolari. No, c'era solo Dylan Harris che rimarcava la bravura di questi piloti e che lui per fare i loro tempi dovrebbe girare altre 7 ore e mezza di fila. E fa un giro, in 7 ore di fila. Ok, allora io approfitto per salutare i primi tre, diciamo, classificati della griglia di partenza. Ricordo a tutti quanti che domani sera avremo la diretta streaming della Pole 2, sempre da Spa e sempre con le McLaren. Le gare saranno settimana prossima, martedì per la Pole 1 e mercoledì per la Pole 2. E non ci resta che augurarvi buonanotte a tutti quanti. Speriamo di avervi anche questa sera, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, divertito con la qualifica della Pol 1. Roberto Acciai, Andrea Favini, Roberto Dominici e Nicola Passalacqua alla regia vi salutano. Di nuovo bravi a Cristian Notari, Massimo Masetti e Emanuele Pedri. Grazie. Ciao. Ciao Ciao ragazzi, ragazzi, buonanotte. buonanotte. Buonanotte.